Signore e signori, buonasera e benvenuti. Prima di iniziare vorrei leggere alcune righe dell'autore stesso per giustificare questa commedia. Signore e signori, nel presentare al pubblico questa mia commedia ammetto di aver avuto un forte senso di dubbio e di paura. Paura di non essere capita per la diversità di usi e costumi, di mentalità che essa stessa per la diversità gli rappresenta. Rappresenta come frutto di un'epoca diversa e totalmente cambiata rispetto alla nostra attuale. Forse solo chi come me quell'epoca ha vissuto può comprendere questo racconto, che è uno squarcio realmente accaduto di vita paesana, di vita biancavillese. Ma la mia commedia intende riferirsi soprattutto ai giovani della nostra società. Epoca difficile, di progresso, di sfrenato consumismo. Epoca che tutto fa sembrare facile e che raggiungere la ricchezza sia una sciocchezza. Bene, che venga fatto un confronto fra le due epoche, quella mia, nostra, passata, e quella dei giovani, moderna. La guerra, la ricostruzione, gli stenti, a giovani possono sembrare inverosimili, inconcepibili, perfino assurdi certi passaggi di questo lavoro. A loro può risultare non facile capire la realtà difficile in cui si muovono i nostri protagonisti. La povertà, la carenza di mezzi di sostentamento, la mancanza pure delle cose che oggi possono sembrare le più banali, come vestiti e scarpe, facevano in modo che occorreva molta fantasia per poter gestire al meglio la propria esistenza. Per noi anziani questi sono ricordi, amari è vero, ma pur sempre dei buoni ricordi. Per voi giovani questa è cultura, conoscenza di un passato che va a mano scomparendo. Concludo dicendo di seguirla in tutti i suoi passaggi con attenzione, sperando che il divertimento e il buon umore non manchino, e di trascorrere così una serata da biancavillesi, in tutto e per tutto. La commedia ha inizio. Grazie. Signore e signori, siamo 1960, durava ancora lo strascico della guerra e la gente si dibatteva in tanti problemi quotidiani. Ci voleva tanta fantasia per poter campare. Il nostro punto è ambientato in un quartiere della periferia di Biancavilla, laddove l'autore stesso di questa commedia ha vissuto assieme ai personaggi e alle vicende che la muovono. Ecco, una famiglia burazza di contadini è la vera protagonista di questa commedia. Un padre, uomo grossolano, ma tuttavia semplice e bonaccione. Una madre, donna azzurra, dall'aspetto altero e borioso, con la pretesa di sentirsi abile in tutto. E infine una figlia, bellissima donna, Carmela, che doveva indossare certi vestiti che non esaltavano del tutto la sua bellezza. Carmela s'avviava verso i 20 anni, e a quell'epoca 20 anni erano un'età fatidica per una giovane. Stava a maritare, stava a ruzzito per poter ritornare avanti. Perciò i padri e la madre, quando vedeva che stuzzito non si recoglieva, se ci muoveva, ma non è. Che fare, non se le vuoi. Ma un giorno sembra che il vento della fortuna bussò alla porta di questa famiglia. Vediamo. Tu sembra di nuovo le ha testa, vero?
And the front. Para sempre, non è una cosa fare. Vuol dire non vuole, però vado so. Quando arriva, la bottaglia a me. Che disgraziato! Che cosa mi preoccupi, vero? A dite, non c'è che ci uscite. A io posso fare il puzzle per appuntino, disgraziato. Occhio mio! Occhio che sta! E poi se tu sai che resta per dare che ci intende, eh? E che vuoi che faccio, eh? Ora se che faccio? Ma metto su per una guarda, ma buono, e ma metto paese paese. Guardate, vedete tutti, che c'è mia figlia, che c'è un maratone. Chi stai a fare, eh? Poi non c'è, c'hai un guagnato, ma niente parente, con un mazzo di broccoli. Oh, hai un maratone a mia figlia, qui è che vuole. Io ti devo fare scherzo, disgraziato, eh? Buona. Che certo, eh? Senti, tanto in mezzo, che da stare vuoi! E poi, non so di cui tu, dire che ne valete, e mettere il cilla a chi sei a chi. Ma è giusto, la nostra piccaretta, io sono stata più moderna, più aleana. E poi a me, chi la dice che ti ci vuole, ma te la rimasto in piedi. Allora resta in casa, caramo. Vai certo. Oh, no, basta che avete l'idro, disgraziato, avete l'idro. Sono stato nel giorno scolare. Devo fare la morte, per favore, non siete riusciti lo scorso. Ma non mi devo mai avere tutti riusciti da casa, lo vedi. A domenica, a domenica, c'era la figlia mia ciccia, che aveva una camicetta scurtata, e poi, non mi dico di mangiare la curta, l'aveva tanta curta, che ci vedeva che non mi lascia. E tu pare bella, tia, che sapeva. Io sono regia, basta capire che ti ha fatto che siete visti nei butti, scoggiati, chi me la butta. Ma così, tutti i cavolo paesi sono appassati io. Niente, state scusi a me, non mi piace. Ma figlia, restare seria e sonnata. E quello qualcuno mi ha fatto le armi, bene? Ma che te ne arrivo? Ma che te ne arrivo? Ci vuole serenità. Serenità ci vuole. Ma ti ne arrivo? Ma ti è umano, eh? Guarda che ti perdi. Mamma, ma chi è? Chi è che ha papà? Che non c'è questo imbuttuto che stava per non dire, eh? A cavi! Non ti sei cavo che ci vedi fare le acque, che è un bicchierere. Ma non credo che mi scendi acqua. Che mia. Ma come tu mamma, come mia figlia mi sembra? Scegliare a cucchino, hai saputo mai che c'è tutto piacere, eh? Ah! Niente che non ho paura che andiamo discusso. Anche oggi mi sa la testa da fare un discorso di chi tu sei, eh? Perché la sedia, perché la sedia che tu faccio? Sottamene! Siete! Da mettere in testa. Te la rega se c'è una piccina di gente, una piccina di... Non vediamo, una piccina. Ma c'è, c'è lì. Sì, ormai, quando mi è preciso con mia? Ho vinto, ma no. Ma dammi, credo che era quella più unica, che cosa più grave ancora, figlia mia. Che qua, mamma. Ma lei la giugiola, figlia mia. Senti. Che dici? E allora vado a pensare a sistemare. In poche parole, da me. E come? Non sai che fai? Io ti do un consiglio, ti devi sentire il piede. Tu a domenica dobbiamo avere la faccia. Dobbiamo essere pulita prima di tutto. Sì. E poi sai, che faccia la vecchina passiva, ma struggete dal canto, c'è casa zina. Ma io ti metto la faccia anche da lì. Giusto? Ma poi mi besso. Ma come mi besso? È una parola proprio. Ma su io ho sulla vestina da cresima, che mi sta curta. E è peggio lo scialle e fuori a moda, non so se è più io. Figlia mia, tu hai ragione. Certo, di roba ci vuole. Un necessario che si può arrivare sarebbe, non ti preoccupare. Certo. Un sabato, quando da faccio figlia sotto della semanetta, t'accatto, figlia mia, una bella vestita di vita nuova, un bello scialbo. Caro mio, te lo ricordo di casa. Non è proprio di uccidere. Certo. Ai rovini che disgraziati, quando ti vedono tutti i vicini, saranno in giù male. Però vedi che morono. Non è me che ci vuole, come dire, sulle robe, e poi stai asciutto. Ci vuole una presentata. Una presentata? Certo, devi essere un pochino di cottolina. Certo. Per convincere i picciotti a pigliare da figlia mia, allora resto in casa, per carpata mia, resto. Sì,
peso. Muta, muta, che sei un peso. Oh, tu vuoi sapere, figlio mio? Tu vuoi sapere che non mi aveva detto? E con qualche nega, non ti schiesti, con qualche nega. Ma... Direi già. Niente di me. Con quella non si vede che sono una bella donna. Oh. Non si vede? Cadessa, se ti minchia, mamma. Oh, minchia! Un esemplare come me dove lo trovi? Oh, tu vuoi sapere, muta? Tu vuoi sapere che non aveva da età, dico ancora più mica, ed è già. Anche ero figlia, ero prebita, a mettere in piedi fino alla porta, ma sono così, come la partita, a rire tutti, figlio mio, tutti quelli che volevano, tutti, tutti. Ma non dimmi una cosa, mamma, perché ti picchiasse papà, perché un buono non è niente tanto... Maruzza, io sono qua, che ho portato una bella massaggeria per sta casa.
momento che a me io essere preferita per questa cosa. Senti, guarda che fai, va. Mi vinti da specie di buon guardato, da portare, da portare. Io ho il vinti, perché su per i tuoi pacchi e non trova neanche una sprinza di acqua, basti più solo. E non può mangiare, poi già, sempre, sai? Ma non puoi sentire, è un disgraziato, ma non fai stavo bene. Ah, no, ti faccio male. Ma non guarda, se ti metti in mira la puntana, da mia ussola, che è di chi già lontanete. Ma ti ne richiedo da un mio punto di vista. Come si chiama Mariella? Come si chiama? Ma poi c'è la gente me l'angiuri da giù alla nuova, una su combuna da vera. Sì, ma no, 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 che ti piccinete, ti dà la sciocolla, dai. Sì, sì, ho fatto staga sempre per dipende a mia mamma. Ah, no, tu vuoi che mi dai la ma quella da quanto su potana, eh? Sì, sì. Allora, aspetta, un fai un micro, sgraziata. Non metteteci con me. Ecco, prego, attenti, figlia, e tu non curvene, stiamo attenti. Momento, comare. Io non ti ho rubato, scusi, era pochissimo. Ma comare, non rientra. Non ci puoi guardare. Come ci stava dicendo? Il mio capo che mi porto per il tuo matrimonio per spaccare il sacco. Su da con il tuo maritare, comare. Io voglio un dio, comare, ma non vedo l'ora. E lei mi dice su da voglio. Parla! Comare, comare, da qui a voi, ma conosci. Ma sapi, è bello picciotto, un garoso d'uomo. Alto, con il giorotto, con buona famiglia. Ma porco bello, comare, con lo sciuto. I sono principi, tu non ammetto, comaretta. Ah, e che dice mio forastiero? Forastiero, comaretta, io forastiero, non conosci che è dormito. Dormito? No, se che c'è fatto, comaretta, questo puttana sta... Comaretta, cosa? Comaretta, che c'è fatto? Vi dico che sa figlia qui, mi si indica la testa, me ne detto per davvero. Ma poi quello che è?
si allontava a fare l'intolerante. Questo è la giota che quando questo è la giota che c'era stata vicenda. Questo non funziona nei muri. Questo è tutto che c'è, diceva un vero. Che funziona, ma che c'è? Ma tutto che passava tutto a piedi. Mamma, ma sei tu puzza di stecco di cavallo. Puzza di stecco? E chi è? Perché? Poi non ha, se non devo capire se chi è su stecco di cavallo. Io che era? Fumere, mi muore. Vedere fumere le mura, stecchi di cavallo. Tutto così, e chi ne casa per l'ultimo?
tutto cosa all'ultimo e sembra la madre. Cominciaste a acquariarti? Sogno già acquariata, una volta che vedi una cosa che si posso pensare, eh? Ma che pensare, mamma, io saccio, perché l'hai visto passare del cacchio di una volta a camola. E se tu sai come mi tagliavo, mamma? Cose, cose? Bunni. Mi tagliava? Sì. Io sembravo ti piace. Cadi essere mamma, bello cadi essere. Ma dopo io che ci comando, a te ti piace? Figlia mia, a mia com'è che mi può piacere a mia? Con la testa mai. Oh, a femmina non andare perché c'è a te. Però stavo, figlia mia, o sabato sera, non è tutta, può attaccare. A dita, stamani e sabato. Ca? Sì, sì, ca. Ma che conosceva, no? E dimmi, papà che dici? Ma che c'è con la chiesa? E certo, tanto ma non c'è via cuccare in un cucchisso. Dopo da mangi, c'è Gesù per tragedia, bestia, sconza. Infatti, ma non sono stesso, per favore, qui stavo dando chiedere ragione. Donna Tuzza, vada ad avvisare la famiglia Don Zito che l'incontro fra le parti avverrà sabato pomeriggio. Però alcuni giorni prima Uzzito e incantanti vengono in tarda nottata a Biancavilla e, come si usava a fare quel tempo, tengono una bellissima serenata sotto la finestra di Carmela. Come vedete, cari signore e signori, tutto procede secondo i piani di Donna Zuglia. Sua figlia finalmente trovava l'occasione di accasarsi. Sabato pomeriggio tutto era pronto per ricevere la famiglia Don Zito. Donna Tuzza
messaggera di fama non solo siciliana, ma internazionale. Aveva preparato ogni cosa, aveva curato alla perfezione ogni minimo particolare affinché l'incontro fra le parti avvenisse nel migliore dei modi. Da Ucciucando, donna Anzuzza, a persona della casa, anche ella aveva preparato ogni cosa. Aveva imbiancato la casa, messo una tovaglia nuova sul tavolo e con sopra un bellissimo vaso di fiori. Azzita, stava a vedere il cuzzito, perciò si cattava un bel vestito e uno scialle più sciccoso. Insomma, quei giorni in quella casa tutto dava aria della grande occasione e l'attesa era quasi snervante. Io a fare il giovane faccio oggi è proprio... Becchi! Che questa canzone, giovane? Santo Cristiano, guarda quanto vecchio sono in chiesa. Becchi, tu baci non mi devono pezzare. Tu sei sparato, oggi non lo vedi. Ogni che risputo la dieta mangi, eh? Ma si sta pensando, no? Sai come sei un altro film e figlio? Lo saggio. Tu cosa qua? Ma che ci metti più di qua? C'hai un dolore. Lo posso innasciare? Avrà ragione mamma, c'è che si può fare la pietra. Entra, zeretola! Ma là c'è un con mia, io non ne capisco, guarda. Sì, entra! Che bagno! Ma questo ti dia male, pensate, vada, con la casa non sta scenato. Se facciamo un po', non ti preoccupare. Mi sono andata a fare che hai là! A quali mani? Ma come? Ce l'ho io! Stiamo andando a fare un po'. Mi ha... Tu, ora... Tu, avanti! Buonasera! 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 Presento! Chi sta con buono faccio da un po'! Chi sta con la pupina Samaggi? Chi sta con il capello con lo sì? Chi sta con la gente? La pupina Samaggi sta con il capello con lo sì? Chi sta con la pupina Samaggi? Perché mio figlio, in una cosa rotta, buono, travagliatore, valente, onesto, un numero del mio figlio solo. Per questo non sono io, sono io. Mio figlio, quando è così uggiata? Ha sempre due mesi solo. Molto andiamo a fare per la fuori. Aia, scusate, come... Io mi spiace, ma io ho gli punti, come dire, ci voglio mettere in chiaro una cosa. Fenuara, tua sia. Ci ha dato tutto. E mi ha detto. Come chiamo? Fenuara, tua sia. Fenuara, tua sia. Ci ha dato tutto. Io non ti ho dato niente. Giuri niente? Significa.
tieni, c'è tutto promettuto su, sta con una sedia. Aspetta, scusa. Ma muori! Sgrugnata! Sta con una sedia, capito, sul mondo, giusto? No, aggiustare, tanto qui a sorridare. Quando facciamo questo progetto da matrimonio, chiamiamo uno che se ne intende da legge, un come dire, quando ci mettiamo tutto quello che ci dotiamo, giusto? Facciamo un concertetto. Giusti! Così io d'accordo, sono io poco. D'accordo? D'accordo. Da cos'è, va? Tanto cosa aspetta a leggere solo? Tempo! Com'è? Che è una cosa? Io non figlia meglio. Oh, ma si è fatto un vizio! Ma mi richiesto un'altra cosa. Questa cosa che non la mi scrivere. Ma io voglio essere sicuro che la mi fa il buon. E poi la scrivere questa cosa. No, ah! Che c'è? Ho un notario. Però che c'entra, no, ah? Non sai come scrivere? Non vuoi? Io. Allora. Mi ha fatto, non ci manco! Quindi noi c'è questa cosa, cane, facciamo, chiamiamo a Don Salvatore. Da Ghiddio, mi metto tu parlo un gatto. Daniele, che ti fanno notare? Io davvero. Capito la famiglia, davvero. Infatti! E chiamata a questo Google, ora mi costa poco. Infatti, sì, allora, sì, è tu. Oh, mia. Senti, Susi, io voglio chiamare Don Salvatore. Ci direi che non ho bisogno di Ghiddio. Ma va a fare un giacchetto, va, così è. Ma è nano per il Virgini. Io ma come? Ma che sono questo marito là? Perché sei bagnato qua? Ma io ce l'ho qua! Un mese! Un mese! Lo capisci? Avete Giulio, ho questa maniera di vita subito. Sì. Per favore, allora vedo come stiamo aspettando la mia marito che ho chiamato il Salvatore. Parliamo dietro questo, va? Va! Non sbattori, ti sento buono da un cuore con gli altri. Picchini, donna Peppina, iniziamo a forza. Ma no, la mamma ha detto io a queste, lei parliamo, discutiamo. La mia idea, va. Che bene parla, dai, dai, forza, ma mi muoio. Ma scusate, ma noi non mi fa ridere di chi. Avanza, va, Don Salvatore, dopo io Don Salvatore. Da un cuore! Ieri dopo che l'ho imparato! Da un cuore, mi scusa. Niente, almeno che stiamo aspettando, ma marito. Qua sia. Chi ne dice di Biancavella? Nanzo, ma che vuole mandare da noi con Biancavella? Ma non c'è manco paravola. Ora da noi. Farà mandare i lampioni. Che ne stanno che ne vogliono io sto da solo, lo so. Gli stanno mettendo un desate. Io con velo da lontano. Quando più ne è stato, io quando scorreggio. Gli è degio che erano tozzozza. Da con altri 4 giorni, sto così, i mitto, magari è. Pensa dove è che è, ma che conosco una lampadina. Gli è l'umiri, i lumi. I come si chiama i micciosi, a diventare un rordo da noi. Ma se non è vero, lui micciosi non ci cancio mai più. E' sbrugnato, fa fino da Nandoggia, fa vero. Ma che parola ci porti qui? Che? Che vuol dire che a Biancavilla non c'è 40 anni che va? A te tu, formenato morivo. Io ma perché c'è di questo auto? Lei pensasse, lo spavento, che c'è per un becceretto. Mi schierino se riesce a toccare la corrente. Morto, ma chi è? E che non mi chiede la da mente, da volta che ti sbrugna, non capisce niente, non capisce. Allora, io la sempre detto. Ah, non mi dirà scogliolo da mio figlio. No, invece è quello che mi ha fatto. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. 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 Innanzitutto, ma tantissimi di quattro orari, capite, proprio una cosa da tipo. Di chi ha sforato? Chi? Che vogliamo? Capito che stiamo facendo qui da Bambiteria. A Cammaluccia, finalmente, dopo fare che stavo a maratare, a Cammaluccia, come vai? Oh, allora, noi, guarda, un po' siamo, sapete, ma quando ci sono questi contatti da matrimonio, una chiama a Wii, se ne intendo, se ne... Ah, un po' di Ah, un
chi è? C'è bene a Medellino. Da noi è la fondamentale per la matrimonio del tempo, a stesura dopo un contratto. Non era una cosa semplice fare un contratto o scritta, come la chiamano i nostri protagonisti. Voi sapete quando ne succedevano scelte e a matrimonio non se ne facevano. Avanti! Per mettere questa porta con i cabezzati un osaccio. Ogni volta che c'è un caincio, mi casca di un buono, mi casca di un buono. Ora va a spostare. Ah, donna Azzurra mi sbaratta sempre così. Ha pulito sto tavolo. Ed è come una casa. Proprio come che ti come piace nel mio. Ah, c'è. Caccia la cattuzza, buca la maricina, giù a per venire. Potremmo magari buttare. Come? Già, non vado da lei. No, no, così con due si qua di e poi con giù, va. Silenzio per favore, eh? Prego, prego. C'è una cosa seria, stiamo scherzando. Scherzando, più con giù, stiamo scherzando. Avanti. Vogliamo cominciare a scrivere? Ti disse da non toccare niente. Madonna. Io non ci Finta frutta. Oggi, 25 del mese di Innaro, si sono presentati. Di fronte a me medesimo, Don Salvatore Calise, scritturale del presente, per stipulare un contratto di fidanzamento nel nome di Dio e di Sua Maestà. Che? C'è un problema? C'è un problema? Re Vittorio Emanuele III di Italia, i quali in suo nome giurano di rispettarlo e di onorarlo. Che tale? Ti piace da così? Buono, buono, bello, vero? Che bello! Oh, non è che sto vedendo una cosa seria, cane, scherzati, in nome di Dio, Dio, che si fa per assurato, si può mai dire. Io davanti un re indietro. Potremmo ir avanti. E mi si fa qui? Si sono presentati di fronte a me, signori. Possiamo cominciare con il pace dello zio. Avanti, vorrei sapere nome, cognome e gioia. E io mi chiamo Stravesso. Stravesso. Angioia, io mi chiamo. Cola! Dalla donna ne cola! E in giorno mi sono assentato qua! Bene! Il signor Cola della donna Nicola! Dito da chi figlia mia? Dito Trava! La di lui moglie! Sì,
niente di quello. Io pure. Come mi scrivino poi? Ah, come mi scrivi? Con due ruota? Che fa un largo io pari, ma. Sì, disse, va, dai, io mi scrivo, salaneccio come pera. Ah, va bene, andiamo pure. Ma io non avevo un uomo con il caffè, ma da scusate! Questi
tornisi sono cose di capo più da vento. Cosa parlava di me? Non tutto, ma tazza paura parlo io a cuglione. Avanti. Allora, che mo' qua? La femmina. Io a mio figlio ci dogno tutto cuse di vestuario. A dove tu ci dogno? Un capeo. E scrive. Io infatti ci dogno a mio figlio 12 para di calze, 12 para di cammese, 12 para di fogli. Ma che stai finimo da stare? Ma non hai fatto su badania, va? E poi ci dogno magari giudico, scorsista, spidone, sbrognato, va. E un sacco di altre cose, ma ora non ti stai pensando, tutto può essere sbrognato di cristiano. Aspetta, da mucchiere ancora da una parola io. Sì. Che resta dal zappatore? Io a mio figlio, in nozze ci regalo, anzi ci dogno, 4 virtoli e virtoletti per mardonare la mola. Due pisazze per portare su là. Quattro sacca per la paglia. Quattro sarme da frommindo di Pedro Margareta. Vieni, sto fatto. Tu dormi una degli uomini. Lo basta, puoi dare, lo basta. E che ci posso dare? Dico, mi basta. Che ci posso dare con mio figlio? Scemonetti, i soldi! Giusto! A mio figlio in pione, per la buona levata, ci ha regalato 50 lire. Oh, a quando vado dicendo ora? Voglio finire. Oh, a quando vado dicendo ora? E tu è che ci vuole? A fame, eh? A fame, a mi buttare! Ora voglio vedere. Ora tocca a Fossia, Don Puglio, che cosa ci date in vostra figlia Camminuzza prima di maritarsi? Fossia sto facendo. Cominciate a scrivere. Voglio vedere. Stai cominciando, provando. Cominciate a scrivere. Provando. Come arrivo? Allora, come vai? Io a mia figlia ci dogno. Ma tu su batale sta cosa? Sta scrivendo? Io a mia figlia ci dogno. Hai ragione il mio niente, ma perché c'è una tua cosa? Ma ragazzi, tu feo di Castiglioto. Io non ce l'ho qui, ma te lo vedo. Pure io non ce l'ho qui. Avanti. Bastando per la luce. Iallo. Voglio mettere in chiaro la cosa io. E io sono un prechissero. Già ma figlierebbe magari nulla. Io si capì? Nulla. Quindi già ma... Pura, da tu pittino, non che ti ho fuggito la chiarezza. Magari l'una va l'assai, giusto? Ma se come, si dice, una maggiuzza fa proprio la figlia, se leva magari alcuni quindicenne che c'è per un cuore. Le fa la lassi, Maria. Avanti, tu! No, 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 no! Che è un remitto? Tu io perché c'è la carta di mettere mia figlia, ma allora sono di scegliere. Ma che cosa ci dobbiamo scrivere qua, Don Danzuda? Che cosa? Ci cominci a dare una vita a casa formata di camera, camerino e cucina. Già a casa ho scoperto. Poi, sta vita a casa, c'è un figlio di tutto il punto. Ci sono due dinare. Dopo Turinalini ci dormo, Gardarano in armuario. Gardarano in armuario. Duletta colonnetta. Duletta colonnetta. Buona. Una bella cascia panca. Bella cascia panca. E poi mi spietta, una peppina, lei quando ce ne dava, a quando ce la dava per me. Io a 12, ce la dici. A 12. Io ce ne a 24. Certo, vita salvare. E da 12 e da 24. Però uno! E da 12, vediamo. 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 E da 12, vediamo
faccio! Di aglio. Poi, 24 chili. Ecco, 24 mutandinetti. Mutandinetti. E tu sopra? Casuttana, ma che vestito! 24 sultani, il lenzuolo. 24 lenzuola, 24 cucci, 24 cottonini. E poi ne piace un po' se cosa per la mostra. Meno male, non sta bene. Oh! Poi! Ho visto! Non vuole non capisci. No, no, aspetta che vuole la famiglia. Ma venite! Ci due! 4 petti di frittata cotta. 2 di mezz'arancio. Dopo 2 di mezz'arancio. Ah, poi ci devo bucciare a bruchetta. No, ma è non sono da buona, non sono da buona. La psicologia. Poi, petti! Come si chiama? Lupetti! Lupetti di gnata, di litri, di cattagiruni, di fini, di fini, e mi punto lì. E poi magari vedo lumi a 4 lumi, a 4 miglia. E ancora le fini. Vedo lazzo d'oro! Vedo lazzo d'oro! Cioè quando ogni volta è un uomo, ma un uomo, ogni volta che sale a mettere, sale a fuoriare, perché ci vuole per lui! Povera fuoca da meschè! Un minuto! E poi, dopo la posizione della lavata? Di cielo. 50 lire! Ne mi scrivi 100 lire! Che sai, 100! Anche non è una chiesto qua su vuoi! Non c'è più niente da un'anzutta, potremmo chiudere, schippare, finalmente questo benedetto concetto! Ma chiudiamo, va! No, no, no! Ancora c'è la tua volta! Io tutta sta cosa a mia figlia ci dugno, solo. Io tutta sta cosa a mia figlia ci dugno, solo, di Luigia, di marito a capace. Allora guarda se metto in destra da qui da te. Che c'è? Ma non lo è pure. E va bene, donna Zutta, vuol dire che ci mettiamo una postilla avanti. Sì, ma no, che postilla! Io, no, no, che non ti metto postilla, che lei ci disse che a ma figlia, non c'è tutto niente. Sono io e se ne fu. Ma quando sono su posto? Ci sta mettendo così? Ma chi ha questa? Non sta per tutto. Le postille, voi quello che voi non sapete, è un proponimento, una cosa simile qua a non. Che stile, ma non mi proponimento. Non mi proponimento, perché voi non lo capite di mai. Signor, sì, bravo, la sanno, la pronuncia, la pronuncia. Una pausa. Allora, va bene, qua è tutto pronto. Possiamo filmare finalmente, cosa per filmare il video? Cosa per filmare? Ci mette una pietra. Ma cosa per filmare? Non è una crucia, è una speciale. E qualcuno per filmare? No, piano, non è una crucia, è una speciale. Momento, momento, aspetta che non parla. Io mi urto che se ci ho fermato. Che mi urto? Ci vuole tempo, ma se ci ho fermato. Però, ma ti fare un favore tutto pare che ti cazzo ti caiente. Guardate, venite, scappando. Io me ne merito un culo un aia fermato. Io fermo. Ma sta suonando, lo sento. E quando finiamo poi, tornate a venire. Va bene, D'Ancola, va bene. Però basta che ci piccia correndo, eh. Ah, ma lei a formare. Qua, ci faccio vedere dove ti scrivo. Ma non è che ti da deve filmare qua, dove c'è questa cosettina qua. Qua, qua. Qua devi filmare. Qua, qua. Qua, qua. Ma no, qua, qua. Ma passa, ma ce l'ho calamaro la canta. Una cosa con lo russo, per favore. Siete pure. E ora come hanno attivo? Che io ci resta che se ci formare perché tu bianca voluto non sappiamo fare niente. Ma io peggio regno sono. Vedete, a me mi recono cuore, peggio di due zapponi e scavano a fusa. Io mi peggio un zapponi, po, e te potente a fusa scavata e non mi sta. A me mi recono cuore, avete già matto il gambaccio? Sì. Peggio, ma c'è un tostone, spacco! Io tempo due minuti, un tostone diventa rosaccio.
Ma quando mi reso, non sapete una femmina. Io guarei. Guarei. Io guarei, io guarei. Non ci posso fare niente, però cosa ci farò qua? Io non farò così. Niente, io sto solando, niente, ma lei lo faccio. Per favorire. Ed ora, signore e signori, il poeta Placido Benina vi intratterrà con alcune sue poesie. Buon divertimento. Con tanta stima e con sincero amore a sto pubblico sento salutare, ringraziando sto presentatore e sti signori che stanno a scuotare. Ora, vi voglio fare ascoltare lo sperto debitore. Ma come scuta dei cristiani, secondo un fatto successo a Lentini, che una famiglia desiava pani e aveva tanti figli e signorini, una più bella nautra e baggiani, ma ci mancava pure le vestini. Venne la festa ranna due paesi, lo padre di vestirle si decisi. Nel negozio porta a fare spisi per farle i meglio delle rose,
scartarne se colori assai precisi, sceglie a suo gusto la roba che vuosi, dicendo ce ve paga l'altro mesi, che sogno puntuale in tema cosi. Magari io un vestito indossavo e ne esce fuori che pare bambavo. In seguito, non scarparo le portavo, che per le scarpe aveva lo desio, ognuno tante pare ne insaiavo, fino a che la misura rispondivo. Dicendo ce ve pago dopo la festa, che per lo lusso a rere non si resta. D'accordo la moglie non protesta, e anzi pensaro per la carne e pasta, che lo mangiare chi che ne resta, ce n'è quando campiamo e tanto basta. Dice allo sposo pensa per la testa, da coppa la cellaia vecchia e guasta, a tutte cose ci avevamo pensato e ti scordaste che si scapeggiato. No coppa la rovai e l'ha preato, piglia berritto in aloco vestito, e tutta la famiglia si è abbassato per comparire vestito pulito, che a credito meschino ce l'ha dato, e ad indumenti è bene rifinito, tutte le forme assai se le anaro, manco se gli era lo meglio massaro. Ma scada allora è tempo che pigliaro, e di negoziante si sentero, ognuno che avanzava lo denaro, tutta una vuota una sera ci ero, e di denunziarlo menazzaro, che ce lo risvegliaro lo pensiero, cambiala di tempo non ci stava, ma mezzo per pagare si usava. O c'entra piazza una pedra regnava, un scontava che debito aveva, o debituro panaro ci intappava, lo deleata sentenza leggeva, tutta la gente misa che guardava, che cause calate ne abbatteva. Io per nascondare il tributo pensavo di fare lo finto muruto, e se lo procuravo lo tabuto per un sistema ben ideato, che tutta la famiglia l'ha cianciuto e dell'amici ne fu accompagnato. Ognuno il grana ci ha benediciuto e sparta ancora re che ha versato, però arrivato una locca a pedaro in tutte le forme in numero a cangiaro e disse una loppizzo lo denaro, se do morire me ne importa zero. S'accuda a chi de che lo accompagnare l'accompagna fino al cimitero, si mente in danagnuna lo reparo, mucciato fino a quando si niero, disse qua fanno tutto arrabbiato, ci levo e attorno allo scaffiato, si va attorno a vino. Ma appena che la coppa l'ha toccato, se su sicchino non era mettuto, ne fu convinto che ha resuscitato, e scappa tutto chino di tramuto, correndo come un lebbero sparato, pure il cappello ci ha benediciuto, lo finto morto a casa ritornavo senza che manco uno ne pagavo. Ora la poesia terminavo, come a contare l'ha scrivuto io, vai imbrugliato se io mi imbrugliavo, se è vero o no lo sape Dio, manco sciassin dalla pedra andappavo, con le samode tutte le vestivo, che cuccio esperto e ci ne commina, che è in peca murra, vuol dice benina. Ora, mentre c'è un popolo, mi pare un po' adulto, faccio ascoltare la mamma abbandonata. Una vecchia, con tre figli maritati, che per crescilli perse la salute, a tutte le dotavo compramentate d'oro, biancheria e ben vestuti, con mobili moderni accasiggiati e de bali affici alle nipoti. Ma come anni e male ci gravaro, a uno si ci allontanaro, le figlie tempo che non ne trovaro e le marite che le proibbero. Le nipotette che si schifiaro, era malata e nudo ci uccidero, e perché le vicine li chiamaro, ste nobili famiglie s'affennero, che la madre la vistero incoscienti, che le mise la ucca delle genti. E con le lingue, come le serpenti, l'hanno rimproverato sulle stanti, presto pigliaro lì provvedimenti, quando se la levaro per davanti. Da una casa a riposo prestamente l'hanno portata a 3 miglia distanti. Possibilmente già l'hanno affidato e lo pensiero se l'hanno lavato. Alle samisi grana hanno pensato e le picciotte da mamma hanno aiuto. Con tanto amore se l'hanno abbracciato e lo discorso ce l'hanno nesciuto. Casi d'umore ci traso lo stato una lita sordi e tutto è perduto. E lo sgavita lo stringimento, tutto l'amico se ne va lo vento. La madre dice, io lo pensai con lo sentimento di spartirvi tutto e me ne vanto. Preparatevi per lo testamento e in tecno portate s'aggressando. Le figlie va a versare un documento e a ritornare con un taraccanto, che ci portarono il vero rispetto e ci cercarono servitù e rezzetto. La madre era colcata e ci dice, assettatevi qua intorno a sto letto, figliuzzi belli quanto mi conorto, che vedesse lo latte di sto petto e mi spruppavo meglio di me scotto.
coscienza, scrivi chi che ci ha detto, che tutto lascio e niente me ne porto, in una sta casa che sogno servuta, lascio il giardino, le betta e è tenuta. La ranna è diventata scoloruta, la dica cascanterra assentomata, disse a menzana, forse è impazzuta, devi essere presto visitata, portami nella casa muta muta, che di nuova c'è meglio non sciata, senza scrivere, mi scotasse a mia, che forse sparra che a casa si dia. La madre dice, Sidrum aveva affetto e simpatia, e ennere figli non vedava noia, non mi portavo qua alla sciania, che vedevai con fatica e gioia, lo senso l'aiuto giusto e non già via. E ciò che disse una sacata poi, le maretaie ci ha fatta creata, e se la scaro quando fu malata, forza che firmo questa carta bollata, primo che moro e chiudo la partita, scrive che lascio tutta sta casata, fu' servimento di stiorna vita, la resto ogni cosa è sistemata, la tomba alla iolesta è riferita, le ricompenso con la sapennina e le fanverse. Placido Benina. Bravo. Ancora è stato. E lo punto continua, e macara con me. Il fidanzamento tra Pietro e Carmela, ormai ufficializzato, tirava per le lunghe. Non una data, non una speranza affinché il matrimonio avvenisse. D'altronde le condizioni economiche delle due famiglie non permettevano che il matrimonio si facesse nel migliore dei modi. Don Sucando, Pietro, Uzzitu, ogni giorno aveva a fare Bernò Biancavilla, Biancavilla e Bernò a Cavalluscello. Ed era proprio stanco di fare sta vita. Poi, cosa veramente curiosa fu che Uscecco da Pietro, che fece? Giunto nei paraggi della casa di Carmela, ciò ne sceccarebbe, si innamorava e si fece ruzzini. Perciò, quando Uscecco eravava nei due paraggi, taccava a ragliare, io, e non si capiva che niente. Azzita, quando sentiva a ragliare, pensava che Pietro era nei paraggi. Carmela, ma lo siete? Non devo fare conosce cose Pietro. Ma tu io, ma questo comunque non qui da io, che Pietro! Ma c'è una lata, non c'è una lata. Vai! Carlo, sono spiace. Ah, ciao, va! E come è questa sera prima? Insomma, a fine mano ce l'avevano prima e allora insomma avvicinati. Le cammolosa, eh? Ma cammolino non è. All'iguato sta facendo un bel per te. Aspetta che cammolo. Tu non mi strappola più, questo qua non sa mai la vita con me per acca, io ancora sta come tu. Sì! Cammina! Ah, sì! Vedi che c'è un zitto. Un attimino, eh? No, che cacca, un mobilia. No. Ma non mi faccio sentire,
Papà! Tu mi chiedi cosa tutto questo di carne? Come sta facendo? Da lì, ecco! Da lì! Come sta facendo lì? Che tu chi sei? In viso? Zorda! Un capo che te tu c'è! No, no, io hai un mazzo tu a noi! Ma no! No, amici! No! Cammela! Pietro! Cammela! Pietruzzo! Come stai? Io un po' e tu! Magari! Ma fa piacere! Pietro! Dammi un po' da faccio solo! Mi dici che sono un timido. Pietro, tu, cioè, va, io, ma no, uno, io te ne dassi cento, persone, ma... Se non lo vedono stasera sono legnato, Pietro. Ah, io voglio a te, cammolina. Ma chi so saggio, magari voglio a te, si sa, no. E allora? E allora? Oh, cammolina, io non già faccio più questa vita, eh? Ma solo per ammuolare, niente. Oh, e poi, il baratario non si prepara perché sta donando, il baratario non si ne pare. Com'è? Ma poi c'è due scecco, ma la Margarita sta facendo una mala vita. Se non muore la Margarita, non è scecco. Raggio, la mattina e la sera, che volevo venire a casa, anche a me. Casa fa? Oh, a me non sapevo che mangiare, mangia fa occhio. Ma io che mangio? Che marruso, che mangio? E ora, Pietruzzo, speriamo che ne vanno cose buone. Ne maritiamo e poi ho voglia di passare il tempo. Oh, questo ora! Ora, Cammolino, non è per voi, non c'è niente, no. E allora che puoi fare? Che voglio fare, Cammolino? Che voglio fare? Che vuoi fare? Lo fu io. Bene. Bravo, ma ho un'idea questa. Ma non si disse che c'era scritto un dopo contratto? Caso tu non ne fu io. Niente dota. Ma la sua starà a dote. Che ne fare la dote, come non succede a te? E poi? Per i prazzi ce l'hai come che un po' chi mangiare non potevo procurare, chi è chi? Ah, cammolino. Comunque, tu, quando vieni, ti do la risposta, va bene? Pensi. Va bene, va bene. Muto che sta venendo mamma, per favore, se non mi chiede se porta a te. Che bravo, ma che bombastati, Ti disse tu che c'eri una testa e chiudere del mare. Ma la mia vita che ti ha preso con lontano, lontano che si mi scudì i poli, chi è con giù? Dico, no, oh, buono. Io che? Va bene, mi stai a parlare. No. Che due scecchi c'ha così. Io fatti in vaga pure io. Tu me ne fai questa parte. Ciao, Pietro. Ciao, Pietro. Ciao, Pietro. Tu vuoi che tu ci lo picca su Ciccarino? Come fanno a Piero, figlio di una caraglia? Va bene. Ciao, come ciao, Pietro. Io così. Ciao, Pietro. Ma io... Questo mi Pietro, Sì, amico. Ti apparatelo questa sera. Mentre che non ti abbagno, dice che se ne vuole fuori. Proprio così, mamma. Dice che è stanco di sta vita. Non già fa più aspettare, se ne vuole fuori. Io tocco giù di questo proposito. Ma che c'ha a dire, mamma? Che io mi voglio maritare nella chiesa, come lo piango, con tutti i requisiti e l'onore possibile. Che hanno a restare tutto e cavo capetta. Io bravo la figlia mia. Chissu. Chissu questo. Però vedi figlia mia, noi anche, siamo pure ieri, non abbiamo manco una spugna di fare. E che se lo potevo fare? Lo spettorato di tua pace, dopo i manzistenti, non senta quanto portare a casa, una lira e mezza. Questa lira e mezza, mi dici come fa a mantenere tutta la famiglia, e non c'è a fare il matrimonio come si deve, mi dici? Certo. L'unica non c'è soluzione, vada figlia mia. Fosse! Mi capiste, figlia mia, fosse a fuori lei. Sì, mamma, però c'è un'altra cosa. Tu hai questo stesso me l'ha dato. Io, figlia mia! Capo di Giuseppe, non si può arrivare, si arriva. Certo! Però tu, a comore, a capare di questo bello marito che è la cosa più necessaria. Certo. E poi, pensa, un signore non mi lascia una bella prudenza. Certo, che a me non era giusto solo. C'è magari gente, però.
Che può dire a gente, eh? La gente! Ma che è la gente? Tu da spinta, non deve stare da gente. Pensi, ne ha prima e manco. E poi vai tu. Bravo! Battemi in mano. Ma c'ho guarda, guarda, che ne sta uccidendo? Ma questa è una parte, io devo come se laggava il contratto. Io per finché ce l'ho chiesto. Chi sta oggi? Ossia quando c'è la luna. E dolci. Ed ecco scoperto il piano di Donna Anzuta per sposare la figlia senza dote. A Fuitina era l'unica risoluzione ai loro problemi. Pure guardate il piano con Don Salvatore. Sui dozzite se ne fuori non niente a dote. E Donna Anzuta chi su leva? A questa stessa figlia non ci dava niente. Perché non aveva niente da dare. Ma perché? Che è successo? Cosa per cosa giusta? Per perché Davide alcuna cosa perché è chiuso il lavato da solo. C'è scritto. Ha pensato di un secondo che avete un biligetto. Piii! Che c'è? E che c'è? Ora se la scappare. Come disgrazia. Ciao, gente. Ciao, cammellino. Zona! Ma è tanto messo mai a te hai? Io disgrazia, ma poi come può passare? Ma tu! Ma che cosa che c'è del tuo? Ma è un scemo d'occhio. Che cappate le rose, voi. No! Guarda lontano, me la lontano. Allora, che merina, ci pensaste, sì o no? Sì, ci pensai. Allora, che mi risponde? Cacca te risponde, peggio. Sogno disperata, e come dici tu facciamo? Come dico io? C'è tu. Bene, bene, allora è tutto pronto. Niente, allora martedì oggi che siamo martedì o sabato picchia la settimana, va bene, non sono problemi. Ora mi facciamo la voce, faccio lo strato, ma ricci, la facciamo un lucidare, ne matta un via, mi piace. È un soggiorno. Dove questa carta? È non tua mamma. Se ci arriva da carrozza. Comunque. Comunque. Va bene? Oh. A posto. Ora saremo felici. Certo. Felice. Non sei contenta? Eh? Ah! Ma sì, che penso meglio tanto la nostra di quella cosa, eh? No, non vuoi, eh? Magari che ci mettono un po' carbonato questa testa. Non sapete come sono questi anni? Io come un gnatto, quando ci mettono una fetta di carne sul tavolino, basta, che sono potuto salvare a me. Che buono, ma che noi siamo carusi e magari innamorati. La... Magari non è morato. Ma va, ma perché lei che sta con Don Buddu che farò facere? Mi dice a me. Quando spiegi di essere che non si sa chi essere. Quello cosa è così. Ma quello appunto perché è una cosa costa io non mi mettevo a fare certe cose se non mi mandavo. Comunque.
Senta Pietro, ma che fa? Guarda, dire te ne andai stasera. Veramente? Pietro, ne ero fianare, le ho detto troppo, Pietro. Va bene, mamma, me ne stai. Ok. Ok. Ne vado. Ciao, Pietro. E Maria, me ne serve. Sì, sì. Ciao, Pietro. Pietro. Ciao. Che fraccuore, va. Senti. Che te ne sei fatto? Mi parasto. Sì. Che te dici? Che non è mai stato un misciato? Ma va a dire, mamma, che ma va a dire. Se stiamo cosa buttare la sera non ne puoi. Figliuccia, che stai una decisione che magari mi commuove. Guarda, sai che fai, figlia mia? Ti vince la pelle di uscita come un figlio con due disgraziati da parte, e poi pure con le cose di lui. Ed arriva il fatidico giorno della fuitina. Pietro e Cammena volevano concludere in fretta ed economia il loro tanto atteso sogno d'amore. Donna Anzurda, a vera artefice la situazione, era contenta che sua figlia sistemava. Ma per Carmela, lasciare questa casa dove tanto aveva vissuto era davvero un caos, che però doveva accettare, visto che le condizioni erano queste. Figliuta, lei ha cosciuto già? Dai! Sì, mamma! No, no, non commentare il genere, che non io! Non sto più io, già! No, mamma! No, non voglio! No, mamma! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Cambiti! Della figlia fu più dolorosa del previsto. Infatti, ella non poté chiudere occhio per tutta la notte. Però, tra lacrime e preghiere, arrivò l'alba e questa volta doveva fingere. Doveva far credere alla gente che lei non era d'accordo per la fuitina. Perciò si mise a gridare a squarciagola. Bestia!
mangi l'ugno, manco una spoglia di fava, disgraziata, manco una spoglia di fava. No, no, guarda, e trascorrono molto malinconici i giorni in casa Bella Vista. Però un giorno arrivò Donna Tuzza a Messaggero per dare notizie dei novelli fuggiti. Così, un marito così, così. Ma non so come sta, come sentirti? Ma come sta, tuo marito, come sta? E guardavi che disgraziata mi fece dalla parte del viso. Sì. Mi sento che mi ero da pezzo. Ragiona. Io ma spero che tu spendura di mio marito, che io disgraziato, giusto. Però, va, se tu hai la zaniera, io c'è tu, c'è tu. Ma Maruccia, ragiona, ma ci volete fare, sembra caro, perciò l'ho sbagliata, non ho sbagliato mai, fatto con qua. Ci volete fare? Con marito non riusciamo su tasto. Tanto io con quanti sa salute. Che? Io a chi se ne voglio sentire con il nominare? Io perché? Vado ad ascoltare, se no ho usato a venire a caccio. Iiii, con Maretta, ora che siete dura. Se l'altro, non la dite nemmeno. Che ci volete fare? Ad appentarlo su, se arriva a sua figlia, prima o poi da fare amici. Perciò con Maretta, non c'è che tutta la scuola per chi bimba. Ma domani la sera vivo. E se la vostra. Chi? Ma come si può? No, vedi, chi mi ha detto qua? Sono già loro, io sono lì. Tanto fare altro, cazzo!
Ed ecco, signore e signori, giunto il momento conclusivo della commedia. L'arrivo dei fuiuti in casa Bellavista e la pace fatta. Il piano di Donna Anzuggia, tessuto con abilità e condotto con tenace arte recitativa, si avviava alla fine, però nei modi da lei stessa desiderati. Anzi, è subito per sua figlia e moglie maritale. E brava a mai endero! Chi se parare? Chi se è discorso da Mudonore? Ora mi faceste rallegrare, che sei un picciotto di grande valore. Questo discorso saggio tu mi aiuti, perché sono discorsi saggi con gli uniti. Non ci pensate, basta la salute. E ad altro, ora non pensate. E preghiamo sempre lo Signore che ne aiuta, perché niente c'era in verità, di tutte le promesse e mandamenti, ad essere sinceri non c'era niente. Ma lo stesso io lo sogno contento, e della mia zita tanto innamorata, e lo dico con il cuore e con la mente. È vero, poveretto, ma lo sogno onorato. È meglio tutte e due, felici e innamorati, caricchi, senza amore e disperati. E da così restiamo invergliati tutti e due, se l'avessimo fatto per la donna. Lo vero amore, lo vero risultato, che a Dio le benedicisse tante volte e le purette, che non c'hanno niente, hanno l'amore. E in verità ti campano con te. Che sono loro questi sentimenti, ma ti ricompenso se giriamo avanti. E su due potete allora non fa niente. L'affetto è il bene più importante. Ma ora spicciamoli le carte a sporugliare, che a cammella mi devo maritare. Sì, sì, ora tutto vai a preparare, le carte per lo sposo e la moglie, all'uparino vai a imparare, per concludere una volta per tutti questi momenti, in tutti i modi e in tutti gli argomenti. E ora pensiamo bene veramente, che l'amore è il bene più importante. La roba e le ricchezze non sono proprio niente, basta lo necessario e di lavanda. Proverbio sacro, giusto e genuino, la roba l'ammannare lo destino. Caro pubblico gentile e sopravvivo, finivo la commedia a mano, alla vostra bontà io passo un inchino. Se vi è piaciuto, battete la mano. Thank you.
per queste carose che hanno sempre travagliato, facciamoci un applauso davvero prolungato. A Don Aguzza, non stagiera. A Don Zampatore, tutto contratto. A Don Gola e Peppina, sono dietro. A Don Buggio, gliela ne azzurra, perché ti vanno fatto. A Petri e Cammela, pa' Puitina, facciamoci un applauso a Catina. Facciamoci un grosso applauso in compagnia all'autore stesso di sta commedia, di sta poesia. Bravo. Di ambire nuovo ringraziamo questo pubblico presente facendoci magari un applauso con tutti i sentimenti.